Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi parliamo di editoria. Abbiamo graditissima ospite, la collega, un'amica, ed è Sonia Meloni, la direttrice di Cronache Nuoresi. Ciao Sonia, grazie di essere qui. Ciao Fabrizio, grazie a te per questa magnifica e ottima opportunità e salve a tutti i social spettatori. I web spettatori. Allora, Sonia è direttrice di Cronache Nuoresi, è cofondatrice di Cronache Nuoresi. Letteralmente, come potete leggere, Nuoresi perché è di una zona particolare della Sardegna, di un territorio particolare della Sardegna che è appunto il Nuorese, ma non si occupa solo di Nuoro, va detto subito. Però in realtà che nasce dal 2013 e poi, diciamo così, prima in forma blog, poi in forma di testata giornalistica, ha preso piede e è diventato poi il punto di riferimento di un territorio importante della Sardegna. Come nasce l'idea di mettersi in gioco? Perché tu arrivi da Cagliari e hai avuto diverse esperienze lavorative. L'idea nasce dal fatto che qua, quando diciamo, siamo arrivati noi, io e gli altri che fanno parte dello staff della redazione, non c'era un canale web che dava informazione in formato cronaca, diciamo, in formato, sì, c'erano altre realtà editoriali e ci sono altre realtà editoriali che raccontano. Diciamo più un aspetto più che cronachistico della realtà, un aspetto culturale e sociale. Quindi, insomma, era l'anno in cui in tutta la Sardegna stavano nascendo altre realtà web editoriali, allora abbiamo provato anche noi a fare questo, abbiamo provato a portare questo tipo di idea nel territorio. Inizialmente un po' visti un po' anche dagli altri, visti, e mi ricordo sempre che una persona che si occupava di un periodico culturale ci disse: ma i nuoresi non leggono la cronaca, invece poi siamo nella telesarda, interessano più approfondimenti, più cultura, più società. Invece, piano piano siamo partiti, diciamo, in modo, teniamo sempre quella linea in modo molto umile. Con la cosiddetta politica dei piccoli passi, abbiamo preso piede e adesso siamo arrivati anche a 500.000 visualizzazioni mensili. Esatto. Numeri, numeri importanti. Sì, Numeri numeri importanti. abbastanza importanti. Tra l'altro, adesso abbiamo anche abbiamo, diciamo, le pagine social sono tutti dei like abbastanza spontanei. Tra l'altro adesso in questi giorni abbiamo anche cambiato sito, abbiamo fatto un sito un po' più agevole, un po' più dinamico e facciamo parte anche di un network Digitrend che si occupa anche della gestione pubblicitaria del Fatto Quotidiano. Ah, quindi insomma anche dal punto di vista. Ecco, però ti chiedo proprio in questo senso, cosa è il significato per te, per la redazione, mettersi in gioco con un prodotto editoriale, poi, in piena crisi editoriale? Perché è vero che di notizie c'è sempre fame, però sai, i social sono un mare magnum, ci sono tante persone che scrivono, chi più, chi meno autorevole. Tante testate giornalistiche sono approdate sui social, questo programma stesso è nato per essere sul social. Ecco, cosa vi ha spinto a mettervi in gioco? Ci ha spinto il fatto di, oltre a fare informazione nel territorio, soprattutto informazione verso l'iperlocale, nel senso essere presenti sul territorio, non solo via web. Io dico sempre, il giornalista è un po' il medico della società, quindi deve ascoltare, in modo molto attento i propri utenti, i propri lettori. Soprattutto ci ho messo in gioco il fatto che, appunto, era anche un'opportunità giornalistica per chi in quel momento era stato tagliato fuori dalle dinamiche delle grosse realtà editoriali.
soprattutto in un'isola come la Sardegna, dove non ci sono grosse realtà editoriali e dove non è semplice anche per un freelance muoversi tra una realtà giornalistica e l'altra, perché purtroppo noi siamo in una bellissima isola, però il mare limita anche in questo senso l'opportunità di lavoro giornalistica o per chi è diciamo per chi fa questo lavoro per diverse testate. Realtà editoriali. Quindi anche questo insomma, dopo tante porte sbattute in faccia, abbiamo deciso di metterci in proprio e di scommettere su un nostro prodotto editoriale. Un prodotto editoriale che abbiamo detto cresce, sta continuando a crescere, però mi hai detto all'inizio, c'è chi vi ha detto, però perché parlate di cronaca, il nuorese o comunque quel tipo di territorio non è molto portato per avere notizie di cronaca. Ecco, ti ricordi gli inizi, l'accoglienza, nel senso anche del reperire le notizie stesse, perché ovviamente devi avere certe fonti, certi tipi di informazioni per poter avere il sito sempre aggiornato con cronache reali, no? Molto difficile perché, e sopra anche ora è molto difficile perché in questo territorio i lettori sono molto attenti nel bene e nel male, quindi devi muoverti, devi rispettare il territorio innanzitutto, dare le informazioni, farti una buona reputazione. Non è semplice perché in realtà anche Nuoro è tra virgolette, una comunità dove ci si conosce tutti, quindi devi entrare in punta di piedi, così, diciamo in punta di penna, e devi mantenere sempre un profilo molto molto basso, nel senso che anche se ci sono delle notizie delicate, devi sempre evidenziare l'aspetto della trasparenza nel dare un certo tipo di informazione e soprattutto bisogna sempre verificare, anche se questi sono i pilastri del giornalismo. Inizialmente io mi ricordo che andavo alle conferenze e dicevo, ma testata giornalistica, io ho cronache nuoresi, un po' storcevano il naso. Soprattutto sia istituzioni e non, forze dell'ordine, forze politiche, insomma istituzionali, però noi la nostra forza e la nostra risorsa sono le persone, la verità, perché comunque oggi, soprattutto oggi, dove, come hai detto tu, il mare dell'informazione ti dà la possibilità di essere informato, però allo stesso tempo molte notizie sembrano quasi un copia e incolla, ok? Quindi avere sempre quella notizia in particolare, quel dettaglio, ti aiuta a mantenere un rapporto di fiducia con i tuoi lettori. Quindi noi soprattutto cerchiamo sempre di avere un filo conduttore con il cittadino o con il cittadino sia di Nuoro che dei paesi del circondario, perché come si può dire, quel disagio, possiamo dire un disagio, una certa criticità anche politica che non si riesce, anche sanitaria che non si riesce a superare attraverso la voce del giornale. Si può, diciamo, avere una possibilità in più, una visibilità in più, e questo è molto importante. Noi, ad esempio, siamo stati molto impegnati anche durante l'emergenza sanitaria, siamo stati i primi a denunciare una certa situazione che c'era all'interno del nosocomio più importante del territorio. Poi abbiamo diciamo, denunciato la questione anche durante il post-Covid, la seconda ondata dove le ambulanze non riuscivano più a gestire una certa situazione sanitaria. Quindi, insomma, nel nostro piccolo siamo riusciti a portare avanti un certo discorso di cronaca a difesa del cittadino. Senti, a livello invece di percorso che vi ha portato fino ad oggi, qual è stato il momento più difficile, più duro, forse quello dove avete avuto più critiche e invece quello che ti ricordi con più contentezza, con più soddisfazione e orgoglio?
Allora, il momento più difficile sicuramente adesso, oggi, perché non è semplice portare avanti una realtà editoriale che inizia in un certo modo e poi a un certo punto bisogna chiedersi dove vuoi andare. Quindi rubo una frase di Ibrahimovic che dice la critica, l'insuccesso fa parte del successo. Quindi quando tu senti il fallimento, tra virgolette, vuol dire che stai crescendo. Quindi quando tu devi fare il cosiddetto salto nel vuoto perché a un certo punto il giornale, io parlo adesso di questa realtà editoriale, sente l'esigenza di crescere, allora lì hai un momento di crisi e dici dove voglio andare? Quindi noi siamo appunto in un momento in cui stiamo facendo il salto, tra virgolette, di qualità, quindi abbiamo un attimo di sbandamento perché devi reggere sempre il timone, quindi non è semplice, ecco. Il momento più bello, stranamente, è stato il periodo del lockdown, perché il fatto di lavorare in quella situazione molto precaria, però aver ricevuto in quel momento, noi abbiamo ricevuto tantissimi, possiamo dire tantissime segnalazioni di bambini, di genitori che stavano in casa e ci mandavano messaggi, andrà tutto bene, messaggi tra virgolette d'amore, di speranza. È stata una cosa bellissima. Che vi ha gratificato, insomma. Sì, è stato gratificante anche perché noi eravamo in contatto stretto come tutti gli altri giornalisti H24, non solo quindi anche per la gestione del Covid a livello di emergenza sanitaria con le istituzioni, sia sanitarie che politiche, che ti davano anche diciamo un report di quello che succedeva a livello locale, quindi facevi parte di uno staff, di un tutto che dava una buona informazione per far capire cosa stava succedendo in quel momento. Quanto può essere utile, o quanto può essere stato utile, abbiamo parlato della pandemia, ma in generale lo sviluppo della rete, perché abbiamo parlato dei social, ma più in generale del web, perché ad oggi tu sei a Nuoro, io sono a Cagliari e riusciamo a coordinarci, perché no, anche a lavorare assieme. Magari questo qualche anno fa non era possibile. Ecco, quanto è cambiato anche il modo di lavorare nel giornalismo, l'utilizzo del web? È cambiato tutto radicalmente. Non c'è più, tu sei, non so se ti ricordi la famosa velina da portare in redazione o il telefono che non prendeva, soprattutto i primi. Io ho iniziato questo mestiere negli anni 90, sia con Gianni Massa che con Franco Fiori, e poi ho lavorato sia per le agenzie di stampa, per i giornali, i quotidiani principali. Mi ricordo che c'erano i cosiddetti telefoni che erano più che altro, non erano come oggi, erano degli sgabelli. Quindi trovare la linea per dare determinate notizie, oppure portare a mano la velina che tu scrivevi col cosiddetto computer pesante, oggi è cambiato tutto. Oggi diciamo che i social e il web danno la possibilità all'utente di essere più vicino al giornalista, di dare più materiale, però è pericoloso, è anche una bomba orologeria questo modo di fare giornalismo, perché il giornalista deve sempre veicolare quella che è una reale informazione da quella che è una cosiddetta, non dico fake news, però una vox populi o semplicemente una diceria. Sicuramente il web ti permette, soprattutto alle piccole realtà editoriali, di fare rete. La rete oggi è importante. Se si vuole, diciamo, sopravvivere in questa giungla editoriale, io penso che la cosa più importante è fare rete. Ognuno non si può più coltivare il proprio orticello. Lo vediamo anche per le grandi testate giornalistiche, non si può più pensare di non poter collaborare in modo sinergico, perché vieni schiacciato dal fatto che l'utente sta un nanosecondo sulla tua pagina, sul tuo sito. Quindi più si fa rete,
Io poi penso che sia importante tornare anche al famoso giornalismo d'inchiesta e al reportage che oggi purtroppo manca. Questo è un, diciamo, questo modo di lavorare potrebbe essere anche più da parte delle realtà editoriali più importanti, ma vedo che purtroppo questo manca. Ecco, il web ha schiacciato il cosiddetto giornalismo d'inchiesta e il reportage, che era una componente fondamentale del modo di fare informazione. Di una volta. Io credo anche che ci sia, che molte volte si giochi sul il social, dico, più che il web in generale, proprio i social giochino sull'articolo della Costituzione dove appunto tutti quanti giustamente hanno libertà di parola, di esprimere il loro pensiero e quindi di divulgare notizie, mentre invece il giornalista, che è un professionista nel senso che fa questo tipo di lavoro, deve, come dici tu giustamente, veicolare le informazioni, ma canalizzarle con il bilancino, perché non è che purtroppo molte volte capita che si diano delle notizie e poi si faccia la smentita e quindi due notizie per avere due clic in più. E questo forse non è proprio esattamente quello che si dovrebbe fare, ecco, diciamo così. Se posso aggiungere qualcosa, Fabrizio, rispetto ai nostri tempi, tu sai di cosa sto parlando? Mancano i cosiddetti caporedattori che ti segnavano realmente cosa voleva dire fare informazione, giornalismo, le nuove leve, anche lì io dico devi avere una spina dorsale forte, invece si vuole subito arrivare all'obiettivo quando in questo mestiere non è assolutamente così. Io ringrazio la scuola dell'Unione Sarda, la verità, perché lì ho avuto la possibilità di lavorare con grandi maestri che mi hanno anche comunque insegnato a fare i piccoli passi per ottenere grandi obiettivi. Chiudiamo, Sonia, con l'ultima domanda che io faccio sempre a tutti gli ospiti in questi anni. Il sogno nel cassetto, qual è? Dico anche Nuoresi in questo caso, chiaro, però. E il sogno del cassetto è lo spirito col quale è nato questo giornale, creare una redazione di giovani, dare l'opportunità ai giovani cioè lasciare questo progetto un domani ai giovani nuoresi, perché penso che Nuoro e Nuorese si meritino un giornale nato qua, nato in questo territorio. E quindi è questo il mio sogno nel cassetto. E io te lo auguro ovviamente di cuore. Sonia, io ti ringrazio davvero della tua gradita e importante partecipazione. Chi volesse guardare e quindi leggere e capire quello che fa Cronache Nuoresi, ricordiamo il sito. Cronachenuoresi.it, poi ci trovate sui social, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Quindi siete pienamente operativi e dappertutto e quindi Esatto. ovviamente raggiungete chiunque. Allora, grazie ancora di cuore, Sonia. Ci A rivediamo con calma noi in privato. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Grazie ancora e buona serata. Grazie, Ciao. grazie Fabrizio, grazie.